In questo video vedrete fare una delle torte più buone che ho assaggiato in vita mia, ve lo posso giurare. La torta poverella alle noci e caffè della Dani, la titolare del Bed & Breakfast Casa Incantata. Lei è una donna fantastica e conosciuta da queste parti per la sua incredibile bravura ed esperienza in cucina. Mettete già like a questo video e condividete la ricetta perché sono certo che non vi deluderà. Raga, ascoltate la Dani perché veramente lei è una maga. Io da lei ho mangiato le cose più buone, soprattutto i dolci, ma tipo non so, il brasato, tutto. La Dani è il top. Vai Dani. Iniziamo montando gli albumi. Ok. A neve ferma. Classico albume montato a neve. Aspetta che mi abbasso un po' perché mi sa che l'inquadratura è un po' stretta, poi la Dani è piccola. Beh, sono allora piccola. Vai, perfetto. Gli albumi montati a neve che mettiamo al fresco. Frigo. Andiamo con lo zucchero. Mm. Prendo la videocamera così facciamo vedere. Pizzichino di sale, okay, perché è un esaltatore dei sapori. Pizzichino ci vuole ovunque, perché sì, la vita senza sale è nulla. Non la sa da negozio. Ecco, sono belli sbiancati, come okay, vedete. Possiamo incominciare a incorporare le polveri. A me piace sentire un pochino proprio la consistenza delle sì, noci. Condivido, guardate, adesso vi perché faccio vedere. È tritata e non possiamo dire che ci sono dei pezzetti troppo grossi. Però vedete questo granellino, ad esempio. Preferisco tritare di più il pane e lasciare invece un po' di texture delle noci. Sempre con lo sbattitore, Dani, super semplice. Ma sì, la farina di noci. Il tiro resta. Nel frattempo c'è l'Adri, lo sì, showman. Sì, sì, che va per conto suo e dirige l'orchestra che non c'è. È un po' una casa di matti, non ma è sì, che... Ma sì, a noi piace la frizzantezza. Una prima parte per ammorbidire il composto, altrimenti si fa un po' fatica. Poi piano piano vedrete che proprio si gonfia un attimino, ma soprattutto diventa soffice. È una torta comunque che deve rimanere un pochino umida, una torta di frutta secca. È una ricetta anche, se vogliamo, raffinata dal ripieno che metteremo, ma che fondamentalmente è una ricetta povera, che richiama quel che una volta si trovava facilmente in casa. Ora ne aggiungiamo un altro po', questa perché okay, l'altra è troppo grande. Passo burro e carta forno poi dopo, come facciamo di solito, che si garantisce sempre che poi la torta si stacca. Volendo si può aggiungere una nota di vaniglia appena appena. Secondo me ci può anche stare. Ci può stare. Abbiamo... Eccolo. Appena, mi ha messo appena, tipo un cucchiaino. Cucchiaino, sì sì sì. Per proprio... dare rotondità anche, no? Sì. Senti che profumo stenuzzi. Madonna. Togliamo tutto. Della tortiera, a proposito, Dani, cos'è? 22. Un 22. È parco grande. Forse è un 20, 24. 24? Sì, sì, sì. Torta che adesso inforneremo. Aspetta, dimmelo. Guarda qua. Cerca noi un pizza al forno. Vabbè. Lo stesso. Accendilo adesso. Allora, qua c'è un forno statico. Naturalmente ricordatevi di accendere il forno, sì, che è una cosa molto sì, importante. Sì, dai, insomma. Così. Oggi abbiamo chiacchierato. Oggi eravamo in un momento così un po' frivolo. 180 gradi in forno statico per mezz'oretta, poi fate la prova a stecchino, perché okay, è una torta che deve restare umidina, ma comunque per forza deve cuocersi. Bella, umidina proprio, piacevole in bocca, le briciole, senti? Buona, e poi si sente la noce. Stacchiamola. Prima di coprirla dobbiamo fare la crema, no, Dani? Sì, che è quella che rende ricca questa torta poverella. Una crema di burro che una volta si usava tantissimo, che adesso è un po' stata sostituita dalle mousse, ma che comunque si è fatta bene. Ha una piacevolezza unica, guarda. Per me è un ricordo del mio passato, delle torte di quando ero bambina. Possiamo dirlo che... Chi non vuole il burro? Possiamo fare, ad esempio? Una crema pasticcera al caffè. Ci sta? Sì, una ganache magari. Una ganache. Comunque la crema di burro, se montata bene, fatta bene,
Secondo me è una delle cose ancora più buone. Sì, sì, proponiamo la versione che io propongo, la, che è questa, sì, qua. Il primo caffè della Mocca è quello che più si addice. Adesso fammi vedere che il vento. Proprio il caffè ristretto, guarda. Boccino. Il burro è morbido, si fa meno fatica. Allora, consiglio alla community. Sì, se doveste avere dei problemi che è un po' impazzito, si dividono, separa, si separano gli elementi, un attimo in frigorifero che si raffreddi e poi la montate nuovamente. Diventerà molto molto più soffice. Facciamo vedere intanto com'è. Quindi comunque è già molto amalgamata. Sì, però... sì, amalgamata. È per montarla meglio. Ok, ecco. Perfetto, dai. Il gusto pazzesco. Quindi adesso facciamo. Prendiamo una spatolina, mettiamo insieme. Io un goccino me lo bevo subito. Allora, intanto è fredda da frigo, ma infatti è buio. Abbiamo atteso queste due orette per farla un po' rassodare. Certo. Anche perché è più buona, mi dicevi, sì, da fredda. Sì, fresca, no? Cioè fredda è più buona. Spettacolare. A me piace tantissimo. Allora, si sente la noce, poi... Abbiamo la presenza del caffè che ti avvolge tutto, anche perché considerando che è una crema. Sono cose quindi, anche semplici, ma sì, che hanno una storia. Sì, ma poi... Hanno un'anima. Che ti conquistano proprio. Quindi io, ragazzi, mi auguro che proviate a fare questo dolce. Taggateci su Facebook oppure su Instagram. Su Instagram poi sappiate che trovate anche altri video, altre ricette che magari qui su YouTube non pubblico. Altri due video se non li avete ancora visti. Qui potete iscrivervi al canale o anche qua sotto e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. E invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta. E con tutte le dosi, ingredienti, procedimento, scritta in modo ordinato. Finito il cappuccio. Ecco. Salutiamo todos. Ci vediamo la prossima settimana come sempre. Prossima settimana in alta montagna. Credo bene, ci ritrasferiamo su alle alte. Dani, sei stata pazzesca. Grazie. Pazzesca. È stato un divertimento. Pazzesca. Un divertimento. A me piace. Un ospite del D&D. Vai. Pronto? No, ce n'è ancora. Ne abbiamo mangiata tanta, ma ce n'è ancora un pezzettino. Bella. È la Vitto. Vito, vieni a mangiarla. Vito, vieni a mangiarla. Ciao. No, anche perché sei qui.